Salve a tutti, sono Marcello Durante di Star Wars News Italia e oggi vado ad aprire le mie due uova di Pasqua Kinder Gran Sorpresa, ovviamente targate Star Wars. Ho un desiderio particolare che è quello di non trovare Yoda, innanzitutto. Il secondo desiderio invece è quello di trovare, voi direte, Obi-Wan Kenobi, che è il personaggio più ricercato, invece no, assolutamente voglio trovare il soldato clone. Per questo sono andato sia personalmente, sia ho mandato qualcuno a ricercare, a comprarmi queste uova, nella speranza di poter trovare la sorpresa desiderata, perché non è facile, non è stato facile quest'anno individuare il personaggio preferito, considerato che Kinder sta più furba di noi. Cosa ha fatto? Ha tranquillamente aumentato il peso del cioccolato in maniera imprevedibile in determinate uova e così non ci ha dato un parametro fisso. Dopotutto si è capito, si è intuito che ci sono uova più leggere che contengono Yoda, uova più pesanti che possono contenere il clone o Obi-Wan Kenobi, ma non è proprio così perché possono anche capitare brutte sorprese. Adesso andrò ad aprire insieme a voi queste due uova nella speranza di avere una bella sorpresa, perché poi ritorniamo bambini quando abbiamo le uova di Pasqua. È l'unico momento in cui veramente si torna bambini, tolto il fatto di quando passiamo le ore spendendo il nostro tempo libero a pensare a Star Wars, che poi diventa quasi una patologia, perché è un'ossessione bella e positiva che ci investe veramente tutta la giornata, ogni giorno, 365 giorni all'anno. Vado ad aprire le uova, scusate se devo trovare un modo per mostrare il procedimento e non oscurarmi, non occultare il mio brutto visone. Intanto togliamo la prima parte di cartone, che poi l'ho rovinata e me ne dispiace. L'altra cercherò di non rovinarla, perché queste qua io le conservo alla fine ogni anno, è bello anche ricordarlo attraverso piccoli segnali, piccoli elementi. L'uovo è protetto e racchiuso da un piccolo nastro adesivo e poi andiamo a estrarlo. Ok, abbiamo il nostro bellissimo uovo. A me piace molto la cioccolata Kinder, anche se non è poi una cioccolata che mi sa di cioccolato vero, perché sappiamo comunque che è composta anche dalla parte di latte, no? Io preferisco il fondente, oppure... Ops, si è aperta. Allora, nell'uovo solitamente c'è uno Yoda. Non so se questo qua è tra le due uova più pesanti, perché una era 432 grammi, l'altra invece, che non è stata comprata da me, è stata misurata, era 400 tipo 14, quindi mi aspetto uno Yoda purtroppo. Questa sembra più pesante rispetto a questa, quindi io direi qua dentro uovo a Kenobi o il clone. Lo metto da parte perché a questo punto voglio partire dalla delusione e quindi vado ad aprire l'uovo che in teoria che è quello buono, sperando di non rovinare, di estrarre il cartoncino in maniera educata. Dai, ce l'ho fatta, non l'ho rotto questo giro, faccio vedere, non l'ho rotto. E quindi andiamo ad aprire questo secondo uovo più leggero. Per me Pasqua è già finita, nel senso che è già pomeriggio, abbiamo già mangiato in famiglia e quindi la parte lieta della giornata è stata attraversata e vissuta pienamente. Questo è il dessert e me lo sono tenuto proprio per quest'ora pomeridiana, anche per un attimo di divertimento, no? Vediamo un po'. Vado ad aprire l'uovo che a mio parere poi, no, poi non è che io sia una bilancia vivente, quindi a mio parere è più leggero, però voglio risentire il peso adesso che non c'è lo scatolo.
Devo dire che in realtà potrebbe essere il più leggero, il primo addirittura. Quindi parto di nuovo dal primo. Apriamo l'uovo. Per fortuna si apre in maniera perfetta, in maniera esatta. Alla fine la macchina industriale funziona. Lo poggio. Dal rumore, il rumore non suggerisce indizi, non lo voglio neanche guardare perché è un po' trasparente, quindi potrei anche addirittura prevedere il contenuto. Vado, anzi, chiudo gli occhi, forse lo vedrete prima voi di me. Chiudo gli occhi, non riesco ad aprirlo. Ho paura che chiudendo gli occhi a un certo punto sbaglio nell'aprire, esagero e cominciano a volarmi pezzi per tutta la camera. Non è che c'è qualcosa che blocca? No, no, sono io che sono troppo delicato. E ho paura di farlo esplodere. Ah, voi sapete già. Vediamo, vediamo, facciamo un gioco. Cerco di riconoscerlo dal tatto. Che roba è? Che roba è? Beh, è bella questa cosa. Oh, ai ai ai, grave, grave. Già sentito qualcosa che non mi piace. Già sentito qualcosa che non mi piace. Questa dovrebbe essere una mano. Il gioco sta dicendo dell'indovinare il contenuto dell'uovo dal tatto. Però c'è qualcosa di strano. Questo è la base. E questo sembrerebbe qualcosa che si mette dietro, ma non è troppo lunga. È un mantello, un piccolo mantello. Sono sicuro che non sia il clone. Ora la base. Questa è una spada laser. Guardate, dalla grandezza della spada laser potrei accontentarmi perché non volendo Yoda, forse Kenobi, però questo potrebbe essere un volto. Sì, però il volto non lo so, non, al tatto non riesco a capire. C'è una cosa inedita, e vi giuro, non era prevista. Un altro pezzo che mi sembra sempre un mantello, qualcosa. Questa è la testa. No, vabbè, dai, ragazzi, questo è Kenobi. Questo è Kenobi sicuro, dai. Il volto mi sembra quello di un uomo, non è quello di Yoda. Quindi finisco tutti i pezzi, apro gli occhi ed è Kenobi, è Kenobi. Ci sono arrivato, dai. Almeno il tatto mi funziona. Il peso, era chiaro, era evidente che fosse uno dei due fosse più pesante e quindi. Ma io avevo detto che questo era più leggero o era più pesante. Dovrò riguardare il video per capire, perché per adesso mi becco il Kenobi. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Purtroppo il sogno di avere il clone, lo vedo di ottenere il clone, lo vedo abbastanza difficile da realizzare. Questo comincia a dispiacermi molto, moltissimo. Passiamo al secondo uovo. Qui prometto di essere più agile nell'aprirlo. Ma adesso mi sta sembrando più leggero, poi richiudo gli occhi. Richiudo gli occhi e faccio sempre la procedura di apertura a rilento per evitare di non spargere pezzi di Yoda per tutta la camera. Poveretto. Guarda, se dovesse aver trovato due Kenobi, che sfiga. Cioè, con due pesi completamente diversi, 432 e 414. Oddio. È Kenobi. È di nuovo Kenobi. Ho sensazioni simili a quelle di prima. Molto simili a quelle di prima. Non è possibile. C'è una spada laser. Apro gli occhi. Ragazzi. Non ci credo. Ho trovato due Kenobi. Cioè, tutti impazzivano. Ma vi giuro, impazzivano a cercare Kenobi. E io l'ho trovato con due pesi completamente diversi e purtroppo niente clone.
Cioè, ma come faccio ad avere... Cioè, ma com'è possibile? Cioè, 414, 432, almeno c'è il libretto delle istruzioni che, tutto sommato, me lo trasformo in un segnalibro. Lo regalerò. Poi, se qualcuno vive in Salento, a Lecce, mi può anche contattare, soprattutto se ha trovato un clone, soprattutto se vuole che Novi vuole fare a scambio. E niente, a questo punto andrò a montarmi i miei due Kenobi, che per qualcuno è un incubo, perché conosco gente che non sopporta Kenobi, forse lo regalerò proprio a loro. Però sono fatti bene, dai, cioè, alla fine lo monterò dopo con calma, perché non voglio perdere più tempo. Sono proprio carini questi giocattoli. Yoda non mi piace proprio come personaggio da avere in mano a casa. Preferisco Grogu a questo punto di vista, però il clone adesso sarà un dolore che mi porterà in eterno, anche perché non posso andarmi a comprare tante tante uova e poi provare tante tante delusioni, e niente. E quindi a questo punto lancio un appello: avete trovato il clone, siete della zona, contattatemi, scrivete sotto nei commenti, ovviamente. Seguitemi, mettete il segui, eccetera, eccetera, e niente, ci incontreremo e faremo il nostro scambio da persone adulte, persone mature, serie, da veri professionisti di Star Wars. Ci stringeremo la mano e torneremo a casa con col personaggio che più ci piace. In tutto questo, io vi auguro buona Pasqua, o buone feste, o comunque buona domenica. Nella speranza che la forza sia con voi, ma soprattutto che abbiate anche voi trovato, soprattutto voi, trovato il personaggio, che cercavate. Ciao a tutti!